a tutti ragazzi, ben ritrovati in Unrink e bentornati su Xenoverse per Aspera d'Astra. Dalla scorsa volta non ho giocato neanche per sbaglio, quindi oggi invece che andarmi a fare gli allenatori e fare qualche livello, andrò direttamente ad ascoltare il concerto di Daddy e poi a sfidarlo in palestra, perché no? Link, eccoti finalmente, fa presto, sta per cominciare, vediamo un po' che concerto è. Dov'è Daddy? Ciao Leopoli, allora, siete carichi? Cavoli, lo sono. Allora, sulle mani per Wallace, Daddy! Boia! Ganzo! Proprio fiero! Yo, gente, come butta? Alright, pronti a fare Bangarang? Alto livello, citazioni. Sì, allora voglio sentirvi urlare, yeah! Yeah, bravi! Oh, andiamo, più forte, dannazione! Oh yeah, è proprio quello che volevo sentire! Ora che siete belli carichi, siamo pronti a droppare la mina! Siete qui per l'inedito, eh? Ma perché no? Così. Yeah, socio, drop the shit! Citazione a Eminem, ma un po' diversa. Yeah. Come che terribile mal di pancia. Mamma mia! Oh! Devo andare a vomitare. Cosa? Ma what the hell? Santana, pare che se ne siano andati tutti. Oh boy! Che non si è piaciuto il nuovo pezzo? Eppure li vedevo così carichi. Sì, deve essere così. L'inedito è stato un flop. Ma perché? Oh, ma è rimasto ancora qualcuno là sotto. Allora c'è qualcuno che ha apprezzato. Grazie, grazie, grazie. Scusateci se abbiamo interrotto lo spettacolo, ma pensavamo non ci fosse più nessuno. Voglio davvero conoscere dei fan così affezionati. Come vi chiamate? Io sono un tuo grande fan, nonché guida della città in occasione di questo evento. Oh, figo, e tu invece? Link? E sei un allenatore, davvero fuori di testa, amico. Ti farei un autografo, ma sta brutta situazione mi ha lasciato l'amore in bocca e non credo sia per loro. Questa brutta situazione mi ha lasciato l'amaro in bocca e non credo sia per loro. Ma l'oro non ha sapore. Non credo che gli spettatori siano fuggiti per la canzone. Come, scusa? Penso che il pubblico non sia tornato a casa per colpa della qualità dell'esibizione. Vedi, in vista di questo giorno era stato organizzato un grande buffet a piano terra della palestra. Un buffet che non prevedeva dessert. Well, I know. Abbiamo organizzato sta buffata con la mia troupe per sponsorizzare l'evento, ma continuo a non capire. Ve lo spiego io, signore. A contrario di ogni previsione, sui tavoli messi a disposizione c'erano dei dolcetti e nemmeno gli organizzatori sapevano da dove fossero usciti. Ancora non capisco. Sto dicendo che magari qualcuno si è chiesto di ammettere lì dei dolcetti, probabilmente andati a male. Ci hanno messo un giorno a fare effetto, eh? Wow. Guarda caso, né io né Link l'abbiamo mangiati e siamo in perfetta salute. Allora che aspettiamo? Andiamo in palestra e cerchiamo di capirci qualcosa, no? Hello! Io ho visto tutto con questi occhi. Uno strano Pokémon viola ha messo quei pasticcini sul bancone mentre i pochi erano distratti. Un Pokémon viola, ha detto? Un Pokémon viola? Tipo quello là dietro? Là dietro? Lassù? Che poi come ci sono arrivati a vedervi? Cosa sta succedendo qui? Ah, perché è gigante, ok. Vado a fare una telefonata. Daddy, che fai? Link, prima mi hai detto di essere un allenatore. Se non ti va di darmi una mano, me ne farò una ragione, ma un aiuto mi farebbe più comodo. Decidi in fretta, ok, sì, decido in fretta. Alright, my friends, let's go! Quel maletto si pentirà di aver attaccato proprio la mia città. Ottimo, quindi devo andare sopra? Devo andare a fare il culetto al tipo? Golden Studio. Bene, qui c'è lo studio. Ah! Fighissimo. Conciatot, Bellsprout lì. Sarà qualche
Qualche specie di premio. Allora, i miei Pokémon sono carichi in teoria. Slurpuff dovrebbe essere di tipo... Oddio, fatta. Non mi ricordo che tipo è Slurpuff. Folletto, psico. Ehi, hey Link, come on, vieni qui. Tu un giro strano. Hai deciso di darmi una mano allora? Più siamo ad affrontare questo pivello troppo cresciuto, meglio è. L'unione ne fa la forza. Sai, Daddy, da quando conosco questo giovane non l'ho mai visto tirarsi indietro. Oh yeah. Quindi alla fine la guida delle palestre è sempre lui, e si chiama Guido. È vero, è canonico. Anche se sarò sincero con voi, sto iniziando a pensare che la guida sia il padre del protagonista. Non so perché, magari mi sbaglio, ma non so perché c'è qualcosa che mi dice che è il padre. Per qualche ragione, perché non rivelarci il nome che tutti sappiamo essere Guido negli altri giochi Pokémon? È molto strano. Tra l'altro, dove cavolo sono finiti quei bastardi? Ehi, vacci piano con le parole! Silvia? Ma è la squadra... Perché bastardi, che aveva fatto? Come butta Silvia? Sempre in forma, vedo. Piantiamola con queste stupide smancerie e pensiamo al lavoro. Oh, ma c'è anche il tappeto! Link, non ti avevo visto, scusami, tutto bien? Più o meno. Che bello rivederti, Link. Boris me ne sbatte proprio. Ma voi già vi conoscete? Fuori di testa! Noi ci siamo conosciuti da po'. Slurpuff qua vuole giocare. Dai, ragazzino, su! Ora qui ci pensa la Spettri. Sì, va bene. Abbiamo dalla nostra un'arma a chiappa fantasmica che agisce autonomamente. Beh, dipende quanto è intelligente, perché da qui a Skynet è un attimo. Attenzione a non incrociare i raggi, eh. 3, 2, 1. Spettri in azione! Le nostre armi non funzionano? Avrei dovuto dirvelo prima, ma eravate così presi. Daddy deve aver messo questo particolare, ma sono dell'idea che il Pokémon non sia uno spettro, anzi, probabilmente appartiene al tipo veleno. Ma dai, ma gli hanno menato! Ma come Santana? Ah, quindi Wallace Daddy è solo un soprannome? Il nostro lavoro è catturare spettri, ci ha fatto venire qui per niente, e dai! Appena ho visto quel mostro, ho pensato a quel film col mostro gigante, ma dai! Per favore. Oh, ma se li ha mangiati? Li ha spazzati via. Pensavo che se li era mangiati. E va bene. Link, non resta che lasciar provare a te. Show me what you got. Ti faccio vedere, ti show io cosa ho got. Oi, bello! Quindi è l'omino Michelin dei Pokémon lui. È Xenoverse, ovviamente. Non possiamo catturarlo, mi sa. Perché è un po' grosso. Bello, però. È Pokémon Boss. Wow! No, vabbè, mi falcia. Devo allenarmi assolutamente. Questo qui mi falcia, ragazzi. Veleno Shock. Ok. Assorbi pugno. Continuiamo con Spettro Tuffo e Tossina. Ok, mamma mia. Ragazzi! L'abbiamo lockato? L'abbiamo lockato! Ti prego, dimmi che l'abbiamo lockato perché questa è vinta allora. No, accidenti, pensavo di averlo lockato nella sua. Allora, praticamente succede anche nelle prime generazioni a volte. Però nelle prime gen funziona in maniera. Nella prima in particolare, non nelle prime, nella prima proprio. Funziona in maniera un po' diversa. Praticamente il Pokémon ti usa una mossa super efficace al tuo. Ad esempio, se un Pokémon. Ah, conosce solo agilità come mossa di tipo psico. E tu hai un Pokémon veleno. Lui userà agilità fino a che il tuo Pokémon non va KO o non viene cambiato. Ma agilità non manda i Pokémon KO. Ti aumenta solo la velocità. Questa è per farla molto semplice. Allora, vediamo un po'. Ve l'ho messa molto semplice, ve l'ho messa. Ci sarebbe anche di mezzo qualche altro fattore, ma wow! Veleno, veleno, veleno. Non ho mosse terra. Contro il veleno. No, Ulasil per niente. Banni neanche per sbaglio. Mandiamo Harrok. Posso paralizzarlo? Con Tuononda? Vediamo un po'. Assorbi pugno, tossina, terremoto.
Ok, ma scemo proprio. Statistiche elevate, ma mi pare scemo a me. Vediamo un po' se con Arrok. Oh, pochissimo. Aspetta, continua a fare terremoto? Ok, brutto colpo ci voleva. Ragazzi, allora, potrebbe essere che stavolta me la tiro. Lui non aveva. Ok, no, meno male, meno male. È brutto colpo, sì, ma cavolo. Un po' di meno. Con tre Dragoflux dovrei farcela. Boia. Bomba, ragazzi, bomba, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. E scoppia, ti prego. Wow, gliela suonate di brutto, Link. Grazie, grazie. Più sono grossi, più fanno rumore quando cadono. Ma è piccoletto. Oh, ma... What the hell? Quel panzone è diventato minuscolo. Deve essersi ingigantito solo dopo aver assorbito energia tramite quei misteriosi dolcetti. Alright. Dimmi un po', ti piace la musica? È per questo che sei venuto qui in città? Quanto pare. Come darti torto? Ma allora per... Profumino? Sta solo usando la sua mossa fuori fumo. E quindi Daddy si prende... Slurpuff. Sì, voglio suonartela in palestra, Wallace Daddy. Alright, challenge accepted. Però non puoi mica già partire dalla vetta. Come nella musica, anche questa palestra bisogna iniziare dalla gavetta, perciò... Let's go, noi Verne, riporta dai piedi del palazzone. Bye bye amico, see you later. Ma te pozzino. Quindi mettiamo davanti Arrok e... Arrok e Tielong davanti, vai. Queste qui mi sfidano? No. Niente, non lo so, andiamo... Ok, sembra il crono degli specifici passi per salire. Ok, devo cercare quindi informazioni. Ah... Ecco, allora, sto tizio, vestito da Scrafty, ha due pass per la sala incisione di Daddy. E mi servirebbe un pass per andare in palestra. Quindi puoi darmelo, per favore? Ok, devo lottare per aggiudicarmelo. È giusto. Wow! Yeah! Questa è la sala Rock, yeah! Devi mettere le mani sul prossimo pass. Ma qui non si passa proprio, ragazzi. A few inches later. Ho capito. Allora, vediamo un po' se possiamo farlo. Heraclium Z. Yeah! Aha. Ok. Però ecco, allora ho capito dove devo arrivare, ma il problema è che non ci posso arrivare. Ma a questo posso portarlo fino a qua sopra, allora sì, dai. Freddy, ma che cheat. Dave, Dave Grohl, no. Ok, questo è Pokémon Elettro, e tu? Ah, Tina! Turner? Sono Tina, la bassista dei The Rock'n'Rolla, la band che apre i concerti a Wallace Daddy. Ti serve il pass per proseguire la scalata? Se vuoi saperne qualcosa, prima battiti con me avanti. Certo, cara! Guardala lì. Bassista. Cricket, ogni famoso Pokémon... Vi immaginate a chiamare un Pokémon in base al suo verso? Infatti, in una vecchissima rivista, Game Freak disse che i Pokémon non sempre vengono chiamati in base al verso che fanno. Meno male, direi. Aia. Bremand, ti prego, Bremand, la salute, Bremand. I pass che cerchi, Jimmy Chitesta potrebbe saperne qualcosa, ma tu sei una pezzente, sei. Tu intanto ringrazia che ti ho portato fino a qui davanti. Jimmy Page, ovvio. Tocca a te ora, perfetto, vai. Dammi... Ah, lui c'ha Pokémon Elettro allora, Elettro Suono? Ah, non mi è molto chiaro, ma... Cosa? Ma non è vero allora, perché?
Che poi i cobra e i serpenti col suono c'entrano ben poco. Dato che sono sordi come. Come. Sordi. Bremand. Ma non era quello di prima, Bremand. Cos'è questa? La forma alternativa? Ecco, il batterista. Caro Dave Grohl, davanti, dammi sti biglietti, va, sto pass. Questo mentre suona lotta coi Pokémon. Beh, bravo. Bremand. Ah, ha forme diverse! Ah, ora capisco. Ha forme diverse, ok. Interessante. Infatti questo è un cane, quell'altro era un gatto. Quello di prima era non so cosa. E ora mancherebbe il cantante, giusto? Sei forte, ragazzino. C'è la Freddy. Leopoli, sei davvero un pubblico eccezionale! Allora un caloroso benvenuto ai The Rock'n'Roll! Yeah! Rock'n'Roll, capito? Gli autografi a dopo? No, voglio il tuo pass. Sì, facciamo sto scontro, dai, dai. Mamma mia. Hai un Bandeon? Ah, l'evoluzione sono di Eevee. Bella. Dunque, Bremand cantante? Un oricorio un po' troppo cresciuto, ma ci sta. Perfetto, amico mio, dammi un po' pass dance. Oh, yeah. Oh no, oh no, 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 no. Jimmy, dimmi un po'. Questa è la sala dance, zeppa di breaker e gente col ballo ci sa fare. Tu come te la cavi? Male. Qui lui è il re. Ah, ok. Ho capito. Davanti a loro hanno un pulsante, una. Come posso dirvela? Un tile che emette un suono. E devo probabilmente riprodurre il suono in sequenza per attivare, per avere il pass, per attivare una piattaforma, qualcosa. Day 2. Day 3. Day 4. Ah, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Ah. Ehi, ragazzino, tua sorella, scusami. Che significa? Che cosa significa? Non ha un senso logico. Ha una nota? Oh, finalmente questo qui mi dà il pass per salire al Golden Studio. Grazie. Grazie. Ovviamente Daddy è in sala incisione. Oh, qualcuno è riuscito ad arrivare fin quassù. Voglio che tu risponda a una semplice domanda. Qual è il titolo del suo primo album certificato come disco d'oro? Dalle stelle alle stalle, bene. Non, in realtà no, non lo sapevo. Ho tirato a indovinare. Ho salvato per sicurezza. Entriamo. Daddy! Oh yeah! Sei proprio un tipo tosto tu! Pensavo di averli nascosti per bene gli indizi per arrivare quassù e invece mi ha fregato. Sei partito dal basso e sei riuscito a raggiungere il top. Ma mi dispiace per te, amico. Sei finito dritto dritto nelle fauci dorate del leone con tutte le scarpe per giunta. In questa giungla d'asfalto c'è posto per un solo re. Se vuoi sta corona, vieni a prendertela. Prima però, fammi mettere su un beat bello potente. Voglio essere super carico per sta lotta. DJ, spin the shit! Basta. Bella però la musica della palestra, sempre piaciuta. Da quando l'ho ascoltata, certo. Ma cominciamo con uno sprizzetto. Carico carico di lampi e fulmini. Oh, ha resistito? Trema tutto. No, gli trema il cervelletto. Ma questa mossa è da pro gamer. Gamer, facciamo un gioco. Sprizzalampo. Immaginiamo che ti mandi KO. E vediamo se succede. Se succede, cambi Pokémon.
Genio, genio. Noivern, oh sì sì, cambio, cambio. Noivern si prende un bel 4 per dalle mosse drago, quindi subitissimo. Vediamo un po' quanto è bello. Oh, Noivern, ragazzi, è un Pokémon che mi piace da impazzire. Da impazzire. Bellissimo. Proprio perché ricorda un pipistrello, un vampirozzo, no? Manda Slurpuff. Oh, cavoli. È lo Slurpuff di prima. E c'ho paura. Endeavor, pensaci un po' tu, per favore. Vabbè, contiamo che non è un boss. Ora è che quindi ha le statistiche normali. Lava sbuffo. Ora che... Ah, trema tutto. Oddio, che mossa è trema tutto? Non me la ricordo. Pensavo fosse terra, perché trema tutto. Invece no. Va bene. Cavoli, però fa male comunque. A fango pesce che recupera un po' di PS. Un brutto colpo e non lo facciamo fuori. Peccato. Perché? Perché fai assorbipugno? Anche fosse. Ma dai! Ma dai! Ma per favore! Cioè, ragazzi, ma il 30% di probabilità! Ma proprio me lo sono beccato in pieno, eh! Mamma mia. Ah! Salve, Pyroar. È un po' che non lo vedo, eh! Ghost! Privazio. Carbonella. Ah! E mo' ricarichiamoci i nostri Pokémons. Trema tutto. Ok. Fanghiglia che lo becca e non va KO. Allora, aspetta, aspetta. Fammi ricaricare. E vai, Fanghiglia ancora una volta. E... è Tentenna, tua nonna, Tentenna! Accidenti a Teo. Ragazzi, proprio te la mettono... Ancora! Un altro Pokémon! Oh... Oh, yeah! Sì, così si fa. Bravissimo, Endeavor. Oh, boy, picchi più forte di Rollante e Cassa. Io ti picchierei in testa, veramente. Solo no, però per dire. Non le prendevo così tanto da quando il vecchiaccio mi stava addosso. Ma sono state proprio le batosse a rendermi più forte e a farmi diventare quello che sono ora. Se non avessi sbattuto così tante volte la testa su quel muro, chissà che fine avrei fatto. Link, se anche tu hai un sogno da raggiungere, rendilo il tuo sole, la tua ragione di vita. Credimi, lo sto già facendo. Anche quando tutto sembra crollare, vai avanti e afferra lo stretto come sta medaglia. Ok, ah, bella, carina. Visto che bling bling, la mia medaglia ritmo è proprio un bel pezzo d'oro ed è tutta tua ora, me la vado a rivendere. Ti avevo anche promesso un autografo, ma dopo quello che hai fatto per la mia città sarebbe troppo poco. Voglio darti questa. Questa me l'avresti comunque data, a voglia di... Trema tutto. E Pokémon che la usano basterà urlare per far capire ai nemici chi comanda e farli tentennare. Sono sicuro che stia a pennello su un allenatore piuttosto come te, Link. Giuro che ora ho finito con tutte ste chiacchiere. Ci si becca alla prossima, amico. Grazie. Meno male che hai finito con ste chiacchiere, perché non ne potevo più. Più sta, più diventano complicate. Non tanto per le lotte, ma tanto per il metodo di ottenimento. Certo, se andavo sull'Instagram di Wallace Daddy trovavo la soluzione più facilmente, ma non sarebbe divertente. Allora, la prossima destinazione... Devo andare dove? Io sono qui, devo andare... a sinistra. E poi ci sono queste due città. Va bene, ragazzi, allora questo video termina qui. Io vi lascio con questa musica chill e in descrizione il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye.